Traccia un bilancio degli eventi estivi organizzati dal Comune, il sindaco di Nocera Inferiore Paolo De Maio, tra eventi che hanno registrato il tutto esaurito, come il Nocera Jazz Festival, la 2 giorni di promozione culturale con il format Fantasmi al Castello, curato dall'associazione Ridiamo Vita al Castello, fino ad arrivare agli spettacoli teatrali. Rinviato l'appuntamento di questa sera con Paolo Cagliazzo, in segno di rispetto per il lutto cittadino per i funerali della giovane Elia Carroccia. Noi avevamo lavorato a un cartellone dell'amministrazione istituzionale, iniziato con il Nocera Jazz Festival, poi con le attività dell'Associazione Arte Nauto in collaborazione appunto con la nostra amministrazione per il programma di La Città Visibile. Poi abbiamo organizzato queste 2 iniziative col Teatro Pubblico Campano, una di Schettino che è andato in onda all'inizio del mese, avevamo lo spettacolo di Cagliazzo che chiaramente abbiamo rinviato per i fatti che hanno riguardato la nostra concittadina, per il lutto che vogliamo osservare in questo momento di dolore per una notizia che ha destato tanto scalpore in città per una ragazza che ha appunto è venuta a mancare improvvisamente durante, tra l'altro, una vacanza. Quindi abbiamo voluto osservare questo momento di silenzio e rivieremo al 16 settembre questa iniziativa. Credo che la settimana prossima riprenderanno anche altri tipi di iniziative, quelle che riguardavano i festeggiamenti di San Rocco ed altri che sono stati anch'essi interrotti, grazie, e sospesi proprio per questo fatto, e che riprenderanno. Però Nocera, come ho provato a dire in qualche commento sui social, è una città che lavora 360 giorni all'anno, tra movida, vacanze, il periodo natalizio che attrae insomma migliaia di persone, poi c'è la parte primaverile, il primo maggio, insomma ci sono tanti eventi su cui Nocera quindi lavora quotidianamente per 360 giorni all'anno. Io credo che quella settimana di Ferragosto, che anche le attività si riposano un attimo, è chiaro che in una città che lavora tutto l'anno, come grandi città provinciali anche di livello più ampio di quello di una città come quella di Nocera, testimonia innanzitutto una città viva e presente e quindi come Nocera, ma poi è anche fisiologico che ci sia una settimana di pausa, sia per le attività che recuperano un attimo le forze, sia per una città che si distrae un attimo, si riposa un attimo per poi ripartire per tutto l'anno.